Amici di Eureka TV, bentornati. Oggi siamo a Napoli, al Palazzo Petrucci, e ci troviamo in compagnia della presidente del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Aurora Casillo. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei innanzitutto. Voi stasera siete qui per presentare la 19ª edizione della Festa della Pasta. Assolutamente sì, la Festa della Pasta è un evento estremamente sentito sia per la cittadinanza di Gragnano e per i produttori di pasta a Gragnano, ed è un evento atteso ormai annualmente anche da tante persone che vengono da fuori la città e da tutta la regione, e quindi chiaramente è un momento in cui dobbiamo parlare di pasta e parlare del territorio che ne ha visto praticamente i natali e poi l'evoluzione che è Gragnano. E dunque è un evento importante per noi, nel quale speriamo che i nostri visitatori nelle due giornate della festa possano passeggiare su Gragnano, nel territorio, e capire nello specifico come la pasta è fatta e perché è differente dagli altri prodotti. Intanto però spieghiamo come è nato questo consorzio, quando è nato e come si è sviluppato. Assolutamente sì, il consorzio nasce nel 2003 esattamente come un'associazione di imprenditori senza scopo di lucro e volontaria, la quale aveva un oggetto sociale all'epoca, che era quello dell'ottenimento della certificazione IGP, quindi indicazione geografica protetta. Obiettivo che viene raggiunto effettivamente 10 anni dopo, quindi nel 2013, quando l'Unione Europea conferisce alla pasta di Gragnano questa certificazione così importante. E nel 2019, altro step importantissimo per noi, l'ottenimento, il riconoscimento della funzione di tutela da parte del Ministero delle Politiche Agricole. Questo sancisce un nuovo start per il consorzio, perché da questo momento abbiamo l'obbligo, ma anche la possibilità, di attuare una serie di funzioni oltre a quelle della tutela, che sono fondamentali, quale la vigilanza sul prodotto, la promozione e la valorizzazione del prodotto, ma soprattutto l'informazione per il consumatore, la corretta informazione che lo difende, tra virgolette, da contraffazioni e abusi che si possono attualmente trovare sul mercato. Spendiamo qualche parola proprio su questo. Perché un consumatore dovrebbe scegliere proprio la pasta prodotta dal Consorzio della Pasta di Gragnano? Allora, la risposta è semplice, è la tutela, perché comprare col bollino, come già lo facciamo del resto per tanti altri prodotti, è giusto farlo anche per la pasta, che è un prodotto che è tutti i giorni, quotidianamente, sulle nostre tavole, al quale poi magari non si dà troppo peso, ma invece non è così. Comprare col bollino significa sapere cosa si sta comprando, essere tutelati nello specifico, perché c'è un disciplinare di produzione restrittivo e le aziende che producono, alle quali le aziende si devono attenere. E le aziende di Gragnano sono costantemente controllate da parte di enti esterni designati dal Ministero, quindi significa mangiare qualcosa di cui sappiamo l'origine, la provenienza e come è stata prodotta, innanzitutto. Poi secondariamente, ma a mio parere non per importanza, la difesa del Made in Italy, dei nostri prodotti, sia sul territorio nazionale ma soprattutto all'estero. Presidente, noi ci occupiamo di Horeca e quindi in ambito professionale c'è chi vorrebbe sapere dall'altra parte come, quando, con quali formati cucinare la vostra pasta. Allora, tutte queste risposte chiaramente sono, noi ci stiamo in questo momento attivando per fare dei workshop dico educativi tra virgolette per tutti gli operatori del settore Horeca, proprio per dare informazioni più tecniche sul prodotto, che quindi possono poi aiutare quando si lavora in modo importante, e poi soprattutto anche delle piccole curiosità che possono essere utili sul lavoro. Ovviamente stiamo parlando di informazioni anche abbastanza tecniche, quindi bisognerebbe poi scendere nel particolare, però nel momento in cui organizzeremo tutto questo speriamo anche di ottenere l'attenzione che meritiamo da parte di chef, ristoratori eccetera, che saranno interessati ad ascoltarci. E dunque, per chiunque sia interessato a provare il vostro prodotto tra gli addetti ai lavori che sono dall'altra parte, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Certamente, è un po' lungo come indirizzo mail, quindi prendete nota magari se avete carta e penna: info@consorziogragnanocittadelapasta.it. Presidente, grazie. Grazie a voi, grazie.